l'Italia dei nostri sogni sta evaporando. Stanno facendo delle cose che veramente sono andati oltre qualsiasi, eravamo noi oltre, ci hanno scavalcato alla grande. Stanno facendo delle salva Italia che poi affossa Italia, buchi neri da tutte le parti, stiamo entrando in buchi neri, ogni volta che io giro un po' l'Italia c'è un buco nero. Allora il buco nero è il primo degli inceneritori, fanno ancora inceneritori, ci troveremo tutta la raccolta indifferenziata che gira sui camion per andarli a bruciare di qua e di là di notte, ancora come 5, 6, 10 anni fa, quando nel 2020 non possiamo più incenerire nulla. E l'inceneritore di Parma dovrebbe insegnare, che ormai lavora con un ciclo solo e l'immondizia arriva da tutta Italia, non da Parma. Dovremmo cominciare a capire che è un'altra cosa, un rifiuto è un errore, dobbiamo progettare in un altro modo, ingegneri, design, in un altro modo. Fanno invece questi qui, fanno l'agenda verde, poi ci rubano le parole, verde, sostenibile. Allora per loro verde, sostenibile, pozzi di petrolio da tutte le parti. Ma tu vai in Calabria, c'è un pozzo di petrolio, fanno che cos'è questa cosa qua? Non lo riconoscono neanche, perché lo fanno magari, ci mettono un roseto, ci mettono un canniccio dietro il pozzo di petrolio. Io sto giocando, sto scherzando, ma veramente qui bisogna fare qualcosa. Ma è pieno l'acqua, abbiamo fatto un referendum. Ma un referendum... Va bene che sono andati solo 20, 22, 23 milioni di persone a votare, dovevano andarci qualcosina di più, ma non lo tengono assolutamente conto. Quindi abbiamo dato la vita, ma dei nostri figli, quando parliamo non per noi ma per i nostri figli, no! Io per i miei figli non voglio più fare niente, per noi, immediatamente, subito, non c'è il futuro dei nostri figli. C'è dall'acqua da riportarla com'era, di diritto comune, un bene pubblico. Le false bonifiche, fanno bonifiche dove non ci... false bonifiche per spendere i soldi. Io sono andato a cercare di bloccare il progetto da dementi, schifosi, di un oleodotto che va 800 km, che va sotto l'Albania, sotto la Turchia. I turchi lo sanno, non lo sanno. I turchi, sbuca in Puglia, in mezzo ai cosi, in mezzo agli ulivi, c'è questo tubo enorme che passa in mezzo agli ulivi, va fino in Austria. Ma stiamo, perché abbiamo bisogno di energia? Non abbiamo bisogno di energia, fanno una grande opera perché hanno i finanziamenti, le banche danno i soldi per queste cose qui, rimarranno a metà, ci vorranno 20 anni di lavori per dare 50 posti in Italia di lavoro, 50. Ma basta, cemento, appalti, cemento, questa gente non vede, il futuro per loro è il calcestruzzo. È il calcestruzzo, ma guarda qui, se quelli lì avessero ragionato come i nostri, avrebbero lì fatto un condominio di 185 piani. Non, allora, guardate qua cosa hanno fatto, guardate qua, reggono ancora queste cose che sono macerie della nostra storia, potremmo vivere solo facendoli vedere agli americani sotto vuoto. Li mettiamo sotto vuoto, vuoi americano, dammi $10, dai un'occhiatina, potremmo vivere così. E invece siamo in mano a questa gente qua che fa leggine sotto assolutamente la gente non si accorge, non vi state accorgendo, non ci stiamo accorgendo. Vi prego, ma facciamo una prova, mettete questi ragazzi del Movimento 5 Stelle a governare, cosa vi costa? Peggio di così non potremo fare, neanche con una volontà estrema, peggio di così non faremo. State attenti, ci rubano le parole, e se ti rubano le parole ti rubano i pensieri, se ti rubano i pensieri ti rubano l'anima. Quindi, mi raccomando, stiamo vigili e impediamo queste schifezze di questi buchi neri. Salviamo l'Italia davvero. Ciao.